Finalmente sono uscite delle nuove evoluzioni su FC24 e oggi le andiamo a vedere insieme e vado a consigliarvi anche quelle che secondo me sono le carte migliori da andare ad evolvere. Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di evoluzioni, ovvero quella feature che ci permette di poter andare a migliorare, potenziare alcune carte all'interno del nostro club. Vi ricordo che durante la prima stagione di FC24 si è detto che le evoluzioni complessive saranno 12. All'inizio del gioco erano presenti 6 evoluzioni, ora ne sono state rilasciate altre 2 per un totale di 8. Le 4 mancanti verranno dilazionate nelle 3 settimane rimanenti che ci separano appunto dalla fine della prima stagione di FC24. Andiamo a vedere nel dettaglio però quali sono le 2 sfide che hanno rilasciato qualche giorno fa. La prima che troviamo è Ala Veloce, una sfida a pagamento che è possibile sbloccare con 50.000 crediti o 1.000 FC Points, che ci permette di poter andare a migliorare un'ala destra presente nel nostro club, aggiungendo 2 stili di gioco e un potenziamento a quelli che sono gli attributi offensivi. Prima di vedere quali sono questi potenziamenti, vediamo innanzitutto i requisiti che questa sfida ha. Innanzitutto una carta che abbia un overall massimo di 81. Il ruolo deve essere ala destra, ciò vuol dire che la carta può avere anche un altro ruolo di partenza, ma l'importante è che abbia anche tra i suoi secondari l'ala destra. La velocità deve essere massimo 85, i passaggi massimo 80, il dribbling massimo 85, il fisico massimo 75 e gli stili di gioco in totale devono essere massimo 8. Cosa andiamo ad aggiungere? Andiamo ad aggiungere 2 playstyle, il rapido ed il passo veloce nella loro forma base, per cui argento, e una serie di statistiche offensive. In particolare al primo step prenderemo un più 4 di velocità, un più 2 di dribbling e un più 4 di passaggio. Al secondo step un altro più 4 di velocità, un più 4 di fisico, un più 2 di dribbling e un più 3 di tiro. E questo ci andrà poi a completare dunque il nostro quadretto aggiungendo il rapido e, come vi dicevo, il passo veloce. Passiamo adesso sul nostro FUT GG, il sito che vi avevo consigliato anche l'altra volta e che all'interno di quella che è la tab delle evolutions, vedete, mette in evidenza subito le 2 nuove evoluzioni. Se noi schiacciamo su una delle 2 e poi andiamo su eligible players, praticamente abbiamo tutto il database con 70 pagine di giocatori che potremmo andare ad evolvere. Chiaramente io già mi sono preparato una lista di giocatori che sono interessantissimi e li andiamo a vedere insieme. Il primo giocatore che secondo me vale la pena di evolvere è Matteo Politano. È un 4-4, quindi molto completo sotto il punto di vista skill e piede debole. Andrebbe a diventare 85, 91 di velocità, 80 di tiro, 82 di passaggio, 88 di dribbling e 59 di fisico, con statistiche interne che sarebbero di assoluto rispetto. E in particolare Politano è una carta che, oltre ai playstyle che acquisisce, ovvero il passo veloce e, come vi dicevo, il rapido, ha anche già il tecnico, il tiro a giro, la trivela ed il passaggio calibrato. Quindi, per come vedo io Politano, anche perché dà tutta una serie di link a carte che, come possono essere Kvara, il Di Lorenzo Trailblazers in uscita oggi, lo stesso Osimhen, anche la sua carta speciale, è molto interessante. Poi voi non dimenticate un altro fattore molto importante, che queste carte che noi andiamo ad evolvere ora potremmo rievolverle magari in futuro, trasformandogli anche piede debole eccetera, e magari facendole diventare dei tots praticamente, che non prenderebbero altrimenti durante l'arco della stagione. Quindi secondo me lui è uno dei migliori in assoluto. Un'altra carta molto interessante da poter evolvere è questa qui di Takefusa Kubo, che se andiamo ad evolvere grazie alla sfida che è stata aggiunta 2 giorni fa, ovvero l'ala veloce, diventa un 93 di velocità, 78 di tiro, 81 di passaggio, 88 di dribbling e 65 di fisico, con overall complessivo di 85, e può fare sia l'esterno destro, sia l'ala destra, sia il COC, sia l'ATT, quindi super completo. Anche lui è un 4 stelle skill, 4 piede debole. Anche lui è una carta che è praticamente molto completa per quanto riguarda le sue stats, soprattutto quelle che riguardano l'agilità e la velocità. E poi, oltre al passo veloce e al rapido, ha il controllo di palla sul primo stop, che è molto preciso, e poi anche il tecnico, quindi per condurre meglio il pallone ad alte velocità. Praticamente questo, se lo andate a confrontare ragazzi, è meglio del Potm che è uscito qualche giorno fa, perché al Potm mancano questi playstyle e anche a livello statistico questo qui praticamente lo va a superare. Quindi Takefusa Kubo, carta anche lui molto molto valida.
Un'altra giocatrice, in questo caso molto interessante, è questa Fleming, calciatrice canadese del Chelsea femminile. La sua versione base è 80, la sua versione evoluta diventa 85, con 91 di velocità, 80 di tiro, 82 di passaggio, 87 di dribbling, 66 di difesa e 59 di fisico. 4 skill e 4 piede debole anche per lei, ottime le stats di passaggio, ottime le stats di tiro, agilissima. Pecca leggermente nelle stats difensive, e perché vi dico questo? Perché questa carta qui, ragazzi, può fare anche il centrocampista, e io ce lo vedo, ma di uno strabene, in moduli come ad esempio il 4-3-2-1, e occhio a questo modulo perché credo che vi porterò delle tattiche letali lunedì. Quindi fate molta attenzione. E in più comunque può giocare sia come esterno destro che come esterno sinistro. Quindi dove la mettete, torna anche molto comoda magari per ibridare. Non so, avete una Kerno scambiabile, avete una Guro Ray 10 che vi può tornare comoda. Per me questa carta fa il suo. Linka anche magari con Alfonsino Davis. Per cui ocio alla Fleming, perché hanno fatto veramente una hit con questa evoluzione. Così come un'altra carta che assume un rilievo molto importante è Malcolm. Perché? È vero che è un 4-3, quindi ha questa leggera criticità del piede debole, però è un giocatore che anche qui diventa 85 con 91 di velocità, 82 di tiro, 82 di passaggio, 88 di dribbling, 70 di fisico, ed è una carta che non ha bisogno di presentazioni, straveloce, un bel tiro, buoni passaggi, agile, prende il rapido, il passo veloce, c'ha anche lui un buon playstyle per quanto riguarda i passaggi e ha poi le giocate di classe. Però ragazzi, questo torna tremendamente utile perché è brasiliano e gioca nella stessa squadra di Neymar. Quindi volete linkare Neymar, avete un Neymar non scambiabile, in futuro magari volete linkare una versione di Neymar. Ragazzi, questo Malcolm è la carta che fa per voi, perché intanto ve la sbloccate, ve la evolvete, in futuro magari la rievolvete per renderlo ancora più utile alla vostra causa, e intanto vi trovate uno strong link a Neymar che non viene dato da Bono e quella gentaglia lì, che in realtà poi a termini di gameplay serve a ben poco. Quindi thumbs up anche per Malcolm. Così come un'altra carta molto interessante è questa Jessica Silva, un'altra gattina, 5 skill e 4 di piede debole, mi diventa 82 con 90 di velocità, 79 di tiro, 75 di passaggio, 89 dribbling e 69 di fisico, e vi può fare l'esterno destro, la T e anche la punta, quindi molto versatile. Chiaramente è un po' deficitario il campionato, perché il campionato portoghese femminile ed è lei è portoghese. Però c'ha anche dei gran playstyle, perché ha il passo veloce, il rapido, la trivela, le giocate di classe, il trickster e il tecnico. Vero tutto quanto argento, ma tanta roba. È veloce, poi vi ripeto, la quinta skill fa la differenza, è bella agile, ha un discreto tiro, discreti passaggi. Anche questa qua, secondo me, è una hit, però ovviamente più da super sub, perché insomma, voglio dire, andare a evolvere questa per metterla a titolare ci vuole praticamente un'impresa. Così come un altro giocatore che torna comodissimo è Lucas Vázquez, e vi spiego perché. Lui di partenza è un terzino e intanto vi diventa 89 di velocità, 76 di tiro, 84 di passaggio, 84 di dribbling, 72 di difesa e 73 di fisico. Fa entrambi i ruoli per quanto riguarda il terzino e fa anche l'esterno destro. Questa è una carta che potreste mettere sia in una difesa 3 che in una difesa 5 a tutto campo, ma poi la potete spostare anche magari in un ibrido a centrocampo, perché fa le due fasi. E in più si becca il rapido e il veloce, ha il tratto del passaggio e anche il tratto del blocco, che quindi nell'andare a intercettare i palloni dà una grossa mano. Quindi occhio a Lucas Vázquez, che non potete fare nella sfida del terzino che invece vedremo dopo, ma la potete fare in questa qui dell'ala nonostante sia un terzino di partenza. Chiudiamo questa rassegna sull'ala veloce con un altro giocatore che secondo me è molto interessante, ovvero Brahim Diaz. Mi diventa 90 velocità, 74 tiro, 82 passaggio, 88 dribbling, 30 difesa, 54 fisico, 4 skill e 5 piede debole, e vi fa il COC, la T e l'esterno destro per l'appunto. È veloce, ha dei buoni passaggi, stragile, un discreto tiro, anche lui poi essendo del Real Madrid spagnolo lo riuscite a linkare, e questa è una carta che potrebbe tornare comodo magari quando si tratta di buttare dentro un piccolino agile che crea scompiglio a partita iniziata. Torniamo sul gioco per andare ad analizzare la seconda ed ultima evoluzione che è stata aggiunta, ovvero esterno mastino. Cosa ci permette di fare? Ci permette di evolvere un esterno con uno stile di gioco, un rendimento alto in difesa e attributi difensivi. Infatti, se andiamo a guardare i requisiti, è possibile evolvere una carta che ha un overall massimo di 74, una velocità massima di 85, un fisico massimo di 75. Non deve essere un DC, deve fare il terzino destro e deve avere stili di gioco massimo 9. Andrà ad ottenere un rendimento difensivo alto, quindi gli si migliora il work rate.
più 10 di fisico e lo stile di gioco mastino. In questo caso andiamo a vedere nel dettaglio, prenderà anche un più 3 di velocità, più 2 di passaggio, più 2 di dribbling, più 10 di fisico e rendimento come vi dicevo alto. E nell'ultima prenderà un più 3 di dribbling, un più 10 di difesa e un più 3 di passaggio e lo stile di gioco mastino. Rispostiamoci sul nostro FUTGG e andiamo a vedere anche in questo caso le carte che ho preparato per voi. Innanzitutto vi dico che tanti di voi magari mi commenteranno: ma te, ma queste carte sul mercato non le trovo? Ebbene, trattandosi per la maggior parte ovviamente di carte argento, questa evoluzione le ha fatte scomparire dal mercato, quindi vi dovete armare di santa pazienza e cercare di sniperarle, ovvero di prenderle appena ne mettono una sul mercato al prezzo massimo. Al momento alternativa non c'è. La prima carta che vi vado a consigliare è Timothy Weah, da evolvere tassativamente in quella di terzino e non di quella dell'ala, perché come potete ben vedere la potremmo fare anche in quella dell'ala veloce, però diventerebbe un semplice 78, invece qui mi diventa un bel 83, un 83 con 88 di velocità, 70 di tiro, 72 di passaggio, 80 di dribbling, 73 di difesa e 80 di fisico. Questo può fare il terzino sinistro, destro e anche l'esterno destro. Quindi avremo un giocatore veloce, dotato di ottime stats per quanto riguarda l'agilità, buone stats di difesa e fisico, chiaro pecca leggermente in tiro e passaggio, però questa è una carta che ci potremmo giocare come terzino a tutta fascia, ci potremmo giocare tranquillamente anche come mezzala se lo spostiamo a 3 in un centrocampo. E poi la cosa comoda di questo Weah, che essendo americano linka quel trio di calciatrici americane, ovvero la Morgan, la Swanson e la Rodman, che in questo momento si portano tanto perché sono veramente molto forti, quindi Weah consigliatissimo. Così come molto consigliato Wilson Manafa, che dà praticamente la sua carta base di 73, mi diventa 83, 3 di skill e 4 di piede debole, 88 velocità, 72 passaggio, 78 dribbling, 79 difesa, 77 di fisico, giocatore velocissimo dato di un buon passaggio corto, ottimi parametri per quanto riguarda equilibrio e agilità, bene le stats difensive, bene la stamina, bene l'aggressività, pecca leggermente in forza, però parliamo comunque di un giocatore che ha una certa fisicità in game e poi acquisendo lo stile mastino nei contrasti si fa sentire. Lui è portoghese della Liga Spagnola, quindi può tornare molto molto comodo per tutte quelle che sono le nostre anche ibride, considerando che in Spagna come terzini destri non è che c'è questa grande abbondanza, lui è molto interessante e io un try glielo darei. Così come un try glielo darei al buon Tolian, e qui c'è un dibattito perché oltre a Tolian c'è anche Chandré, il terzino del Lecce, però io preferisco il tedesco del Sassuolo per due motivi. Il primo è che diventa leggermente più veloce perché arriva a 86, c'ha anche il playstyle suo di base del gioco d'anticipo, poi le altre stazze ha 75 dribbling, 75 difesa e 77 di fisico, per cui abbiamo una carta completa, e poi essendo tedesco ci permette di poter andare magari a fare un piccolo link con delle carte interessanti come Musiala, insomma questi giocatori che magari abbiamo ritrovato uno scambiabile all'interno del club e abbiamo bisogno di un giocatore che ci dà quel piccolo aggancio per poterli linkare. Invece Chandré, essendo un terzino destro francese, insomma è una categoria già abbastanza inflazionata, ce ne sono tanti di giocatori francesi, invece di terzini destri tedeschi, soprattutto di Serie A, insomma non abbiamo nulla, dovremmo adattare giusto qualche DC, spostarlo a terzino destro della Bundes per avere giocatori in quel ruolo lì. Quindi io vi consiglio il buon Jeremy Tolian. Altra carta che vi consiglio assolutamente, ce la consigliava anche il gioco, è Max Arons. Terzino formidabile, diventa 85 di velocità, 68 passaggio, 79 dribbling, 80 difesa e 85 di fisico. Passo veloce come playstyle, rapido, guadagna il mastino. Questa è una carta fenomenale, innanzitutto perché è molto completa, vi fa bene la fase difensiva perché è rapido, vi fa bene anche la fase di portare palla avanti grazie al passo veloce e al playstyle del rapido stesso, ha anche buoni parametri di agilità, leggermente carente per i passaggi, ma non possiamo aspettarci tantissimo da queste carte che partono dalla loro versione argento, e però ha delle grandissime stats di fisico. E perché questa carta qui per me è fondamentale, ragazzi? Perché fa il terzino destro di Premier, e il terzino destro in Premier League è un ruolo che fa solo Walker praticamente, con determinate caratteristiche, e Lamptey se vogliamo nella sua versione IF. Invece una carta così cheap entry level non ce l'avevamo, e questo Arons qua fa al caso nostro. Quindi lui anche super raccomandato. Chiudiamo con un'altra carta che per me è fenomenale per diversi motivi, ovvero DeAndre Yedlin, giocatore che oltre al mastino che prende ha già il blocco di suo, è stra rapido, ha delle grandi stats per quanto riguarda l'agilità e l'equilibrio, e ha 84 di aggressività, 76 di forza, 97 di stamina, buone stats difensive, e ragazzi guardate in che squadra gioca, nell'Inter Miami.
Quindi noi acquisiamo un giocatore che non è il solito Jordi Alba o magari Busquets, che ci può permettere di linkare Messi ora, o anche qualche versione speciale di Messi che lo renderà più appetibile. Ma appunto prendiamo sta carta che effettivamente è valida in game e ci dà quell'aggancio con il fantasista argentino che altrimenti non avremmo. Quindi anche lui è molto consigliato in quella che è la sfida del terzino, e assolutamente non in quella dell'ala, occhio, perché... Scusatemi, non in quella benvenuti evoluzioni, perché potreste essere tratti in inganno. Prendiamo assolutamente Bruiser Wingback, anche se diventa 79 e non 80, perché altrimenti lo andiamo a bruciare. Ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti chi avete voluto e se avevate adocchiato anche voi questi giocatori. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dai vostri Riperoschi e a presto. Ciao.